Una considerazione breve. Presidente De Luca, oggi pur di sottrarsi all'argomento e al dibattito e pur di non entrare nel merito ci ha raccontato tutto quello che intenderà fare nei prossimi secoli. Ci è mancato che ci dicesse cosa mangerà questa sera, ma il tema vero è che, nel testo che noi abbiamo... Perché non si può dire questo? Ah, ecco. Nel testo che noi andiamo a votare oggi, da parte nostra c'era una grande volontà di condivisione, di partecipazione. Siamo contenti che il tema dei sottotetti sia stato trattato, ci saremmo aspettati più coraggio e soprattutto sul tema dell'abusivismo di necessità ci saremmo aspettati maggior coraggio dal Presidente De Luca. Perché lo dico? Perché così come ci ha seguito sul tema degli sbarchi l'altro ieri, ci saremmo aspettati che ci seguisse anche su questa questione, che avrebbe reso il dispositivo intanto attuale e soprattutto politicamente rilevante. E lo dico perché il collega Difensa prima ha fatto riferimento alla norma, ma la questione non è giuridica, noi non siamo in un'aula di tribunale, noi siamo in un'aula in cui si fanno leggi e si fa politica e quindi la questione la eleviamo al rango della politica e non la abbassiamo al rango della mera valutazione normativa. Per questo gli emendamenti presentati dalla Lega e dal collega Nappi in particolare, dal mio punto di vista, hanno una valenza che meritava una discussione. Eppure questa discussione non c'è stata. Fatemi dire una cosa. Noi eravamo pronti a votarla favorevolmente se i nostri emendamenti fossero stati approvati, considerato poi che della legge urbanistica ancora si parla come qualcosa che ha da venire. Io ricordo che al mio posto c'era seduto ancora il collega Cesaro, quindi secoli fa, e la Giunta annunciava che ci sarebbe stata portata in aula dopo pochi mesi. Assessore, lei era già assessore all'urbanistica, la nuova legge urbanistica. Noi siamo qui ad aspettare che la Giunta, che la montagna partorisca il topolino. E allora, noi su tutto questo e su questa discussione abbiamo provato a dare un contributo e quindi la nostra valutazione rispetto al testo ci porta a ritenere che l'astensione nostra e di tutto il centrodestra sia la posizione più ragionevole. Perché l'astensione? Perché noi ci saremmo aspettati un approccio politico più coraggioso, non c'è stato, ne prendiamo atto, ma siamo collaborativi e su questo tema serve ricercare l'unità da parte di tutti. Questo è il nostro contributo. Grazie.